Abbiamo fatto un passaggio storico comprando questo palazzo storico, anche in controtendenza, perché molti comuni stanno vendendo patrimonio, noi invece acquistiamo un patrimonio e quindi questo palazzo da proprietà privata diventa proprietà pubblica, quindi diventerà a disposizione di tutta la città e della comunità ascolana. Ringrazio il conte Saladino Pilastri perché ha avuto sempre un legame con questa città e con questo territorio, quindi lasceremo il nome a questo palazzo, Palazzo Saladino Pilastri, e all'interno faremo un progetto sia di albergo etico, quindi un progetto innovativo per cercare anche di dare accoglienza di qualità, ma gestito da ragazzi con disabilità. Una parte verrà destinato ai nostri servizi sociali e alle associazioni, invece il parco pubblico sarà un parco aperto a tutti, e quindi all'interno abbiamo la grande possibilità di dedicarci del tempo in pace all'interno del centro storico, leggendo un libro, ascoltando la musica, facendo giocare i bambini all'interno del parco. Poi insieme possiamo anche programmare eventi culturali di qualità all'interno di Palazzo Ladini, quindi una grande ricchezza. Ringrazio il FAI perché ha dato l'opportunità a tutti gli ascolani in questi due giorni di visitare questo palazzo storico e per visitare questo parco meraviglioso e stupendo. Molti ascolani non erano mai entrati in questo posto magico all'interno della città. Un parco così grande cambierà la storia di Ascoli Piceno, cambierà anche le abitudini degli ascolani e permetterà anche di offrire ai cittadini e ai tanti turisti che verranno e continueranno a venire ad Ascoli uno spazio di pace per recuperare la propria anima.